È la più giovane di tutti l'ospite che ho con me oggi, perché è una ragazza, si chiama Emma Morosini, di 90 anni. E è una donna che ha cominciato a camminare molto presto nella sua vita, perché è cresciuta in una famiglia dove non c'erano tanti mezzi economici, in un tempo difficile, quello della guerra, e non ha mai smesso di camminare. Ci sono stati forse più gioie nella sua vita che soldi. Non ha mai smesso di camminare, anzi, ha pure affrettato il passo quando di solito verso i 70 anni ci cominciamo a lamentare degli acciacchi. Lei è diventata una maratoneta, una strana sorta di maratoneta, maratoneta mariana la chiamano. Ha percorso oltre 30.000 chilometri nel mondo a piedi, quasi sempre da sola tra i santuari mariani. È spinta, io penso, da una gioia di vivere che veramente è da avercela, e anche da una profonda fede. Benvenuta Emma. Grazie, grazie. Allora Emma, sono 90 anni già compiuti? Già compiuti, sì. Quando? E sono felice, in gennaio. Gennaio in scorso. In gennaio ho compiuto. Comunque sono felice di avere questa età che il Signore mi ha dato. Molto felice. Emma, ma è vero che tu hai percorso oltre 30.000 chilometri a piedi tra i santuari di tutto il mondo? Sono 20 anni che ogni anno faccio un cammino a piedi verso qualche santuario, calcolando 1.500 chilometri ogni pellegrinaggio, fai il conto. 1.500 chilometri ogni pellegrinaggio? Sì, quando sono andata a Parisina erano 2.000, ma quando ho girato l'Europa più di 1.500 non sono andata. Ecco, Emma ce li butta qui così, i chilometri, 1.500, quando sono andata da Parasida, vi dice niente il viaggio del Papa, la GMG di luglio. Ma com'è cominciata questa cosa? È cominciata per dire un grazie di cuore, un grazie sentito alla Madonna, perché sono stata veramente aiutata da un santo sacerdote che si chiamava, ora purtroppo non c'è più, Don Giovanni Pini, veramente un innamorato della Madonna. Lui era stato graziato da seminarista per una gamba che aveva una coscite tubercolare, immerso nella piscina di Lourdes, guarito, della piscina di Lourdes? Di Lourdes, è guarito completamente. E siccome si era diventati amici, perché alla mia mamma piaceva muoversi, visitare i santuari, ma dato che aveva una certa età, nessuna agenzia la voleva, perché essendo anziana pensava ci crea dei problemi, degli ostacoli, può scivolare, farsi del male, ci ritarda il nostro pellegrinaggio, e nessuno la voleva. Mi hanno indicato quel sacerdote lì e lui ha detto: vieni anche tu con la tua mamma. Sì. Siete andate insieme? Allora andavamo insieme, e così dopo, quando la mia mamma è mancata, lui è divenuto il mio padre spirituale. E quando io ho avuto questa grazia pure di guarire dalla peritonite che mi era accaduta, volevo ringraziare la Madonna di questo fatto. E come dovevo fare? Mi sono consigliata, lui ha detto: potresti fare un cammino a piedi a Lourdes. Bellissimo. Senti, io ti interrompo perché tu hai tirato in ballo la tua mamma, no? E io so che tu hai avuto un'infanzia non proprio la più facile delle infanzie, però la tua mamma è stata lei a trasmetterti la tua fede. La mia mamma, poverita, pure lei ha avuto un'infanzia difficile, perché a 4 anni ha dovuto entrare in un orfanotrofio perché non aveva più i genitori, e qui ha ricevuto tanta amore per la Madonna, che quando poi ne è uscita l'ha trasmesso a me. E mi ricordo che da bambina aveva una piccola Madonnina sul comò, allora si diceva così, e alla sera mi portava lì a dire le preghiere, e io mi guardavo con la Madonnina e me la sei mangiata dall'amore che avevo verso questo. Poi, diventando grande, ho scelto di fare l'infermiera, e l'amore per la Madonna si è aumentato ed è rimasto dentro di te tanto forte. Emma, ascolta, ora ci torniamo anche al tuo, questo tuo lavoro di infermiera, però io so, no, che prima ancora di andare a Lourdes a piedi, no, in questo viaggio di ringraziamento, tu hai azzardato un'altra cosa. Avevi circa 66 anni, sei venuta a sapere che c'erano dei ragazzi che andavano in bicicletta a Lourdes, e contro tutti e tutto sei partita pure tu, due volte. Ho voluto provare anch'io se fossi riuscita, e infatti ce l'ho fatta, e in 10 giorni sono arrivata a Lourdes. Ma senza allenamento? Non ti eri allenata? Niente. Sono 1.350 chilometri, avevo il contachilometri sulla bici. Con un gruppo di persone però. Sola? Che gruppo?
No, da sola mi sono avviata e in una settimana, 8 giorni, sono andata felice di essere. Nel mio cuore era come fare una sorpresa alla Madonna, perché per lei, per me, era diventata la mia mamma. Intanto stai sorprendendo noi, no? Ma Emma, tra l'altro, si definisce una bambina, dice che non ha smesso di essere bambina, è vero? Sì, il mio amore per la Madonna sarà fanciullesco, perché mi rivolgo a lei, adesso questo non ci riesco. Quando nei miei cammini mi trovavo in difficoltà, e adesso, specialmente quando era sera, quando non sapevo trovare la strada, quando non sai dove appoggiare il capo la notte, mi mettevo in un campo, in un fossato, e dicevo, adesso tu guardami, io mi metto qui, tu stai a guardarmi, Proprio così. Completamente affidata. Poi Emma è andata, ce l'ha detto, no? A piedi, a Lourdes, però qui sembra tutto molto facile, ce la fai suonare molto facile, no? Ci sta dicendo quando ero stanca, appoggiavo la testa in un campo. Emma, a telecamere spente, ci raccontava che in Italia questo tipo di cammino è un'esperienza un po' difficile, l'ha fatta in tutte le parti del mondo, sì. Perché appena vedono una signora anziana che cammina con uno zaino sulla spalla, apriti cielo, è vero? Sì, non ero creduta. Per la maggior parte era una zingara quando mi andava bene. Oppure era una che tentava di imbrogliare le persone, entrare nelle case magari per arraffare qualcosa. E molti però si offrivano di aiutarti, te la rendevano più facile. Sì, ho trovato anche tantissime brave persone. Ma ho fatto anche tante lotte con la polizia, che pure lei mi credeva. O scappata da un manicomio, o con la persa di mente. Perché mi si dice, io non lo sapevo, che varie persone si mettono sulla strada e non sanno dove vanno e cosa fanno. E loro poi le raccolgono. Una volta sono stata pure io catalogata fra queste e mi hanno portato in uno stanzino e lì ci ho passato tutta la notte. Perché prima di poterti spiegare, è vero che ho sentito prima, mi sembra di aver capito bene, che c'è un ragazzo spagnolo tra noi che in Spagna è stata particolarmente dura con la polizia? Sì, non mi voleva lasciar passare, tanto che per andare a Fatima ho dovuto fare il cammino di Santiago, che io già avevo fatto altre volte. Non mi lasciava passare perché... Quindi hai allungato il percorso in pratica? Allungato il percorso di 500 chilometri. Alla faccia. Ma niente. È vero che ti dicevano, per fare una cosa così o sei completamente matta o sei una santa? Sì, e io rispondevo né l'uno né l'altro, sono solo una persona che è innamorata della Madonna, questo sì. Senti, con tutta questa energia che hai da vendere, non ti sei mai sposata? Una domanda indiscreta. L'avrei trovata nel mio cammino e ben due volte. Ho trovato un signore che per convincermi ha allargato le braccia così e si è messo a cantare giovinetta. Beh, insomma, ha pescato, diciamo, una canzone. E un altro ancora mi ha detto, tu che hai tempo di girare per il mondo, invece di andare in giro, vieni al mio servizio, ti pago bene, sai, perché mi vai giusto, giusto bene, perché sei piccola di statura e io ho un grande vigneto e così mi serviresti proprio giusto. Stai bene a casa mia. Tu però sei andata per la tua strada. No, la mia strada è un'altra. Mi fai dire le tue strade, perché sono tante, ti hanno condotto dappertutto, praticamente in Polonia, 3 volte in Messico. Il Messico non è un paese sicuro al 100%, neanche per noi. Quando sono arrivata in Messico, a Fatima pure, a Teresida. La signora che era lì mi ha detto, ma dove vai tu con quel carrellino lì? Perché tu giri con un carrellino? Sì. Un trolley? Sì, vado dalla Madonna in Guadalupe e vorrei sapere quale direzione devo prendere. Io sono abituata a camminare, non è la prima volta, ma qui non è l'Europa, qui ti ammazzano subito. No, la Madonna mi guarda, nessuno mi ammazza, io ci arriverò. E infatti ci sono arrivata proprio. Questa mi ha ospitato a casa sua, ma di una gentilezza, come sono mi ha portato a casa sua. Ho aperto la porta, chiama la mamma e dice, adesso vedi questa signora, adesso anche lei fa parte della nostra famiglia. Papà uguale, in poche parole avrebbe voluto tenermi con loro. Insomma, Emma ha una famiglia allargata. Sì. Sei stata un po' dappertutto, non smetti di camminare, però diciamo, non dimentichiamo che tu per tanti anni, tutta la vita, è stata scandita da un lavoro anche molto duro, no? Perché facevi l'infermiera in un ospedale, assistito... Quando hai smesso di lavorare,
hai cominciato ancora a lavorare, sì, perché certo, sei andata volontaria a assistere i malati. Bisogna riempire la vita, cosa lì a fare niente. No, bisogna guadagnarsi il paradiso. E dato che questo lavoro a me piaceva moltissimo, una volta all'anno mi sono programmata di fare un cammino a piedi e sono sempre andata e tornata. Senti Emma, ma invece no, mi interessava capire perché tu senti il bisogno, no? Alternandolo ai tuoi, sì, cammini in giro per il mondo, di aiutare, di assistere, ora che potresti permetterti, insomma, di riposare, no, i malati, vai a casa e soprattutto li assisti la notte, che è un orario, è un momento, certo, difficile per un malato. Appunto, io ho scelto questo orario perché la notte il malato è triste, ha dei pensieri negativi, vede sempre tutto nero. E se invece è vicino una persona che lo consola, dice abbi speranza, questo è un momento di passaggio, poi tornerai ancora a casa tua, poi il Signore è vicino a te, la Madonnina ti guarda, ti protegge, sì, abbi fede, stai tranquillo, non so se... E dopo magari metti la sua mano nella tua e lo occhi un pochino e quello arriva che dalle lacrime passa al sorriso. E tu questo sorriso e questa gioia te la porti dietro nei tuoi cammini? È bello, è la cosa più bella del mondo, aiutare gli altri. Penso che anche tu, se fai una cosa buona, non la fai per farti vedere, ma perché tu nel tuo cuore ti senti già appagata, ti senti contenta. Non c'è oro, non c'è onore, non c'è niente di più che ti riempie il cuore, l'animo, la vita. In fondo, che siamo qui al mondo a fare. È stupendo quello che dici. Cosa facciamo? Senti, ma qual è il ricordo più bello che ti sei portato? Non tanto di posti, proprio di incontri, di momenti in cui è scattata questa comunione con le persone che hai trovato quando sul tuo cammino. Quando ti puoi avvicinare a qualcuno che ha bisogno. Quando uno è in difficoltà, tu gli puoi dare una mano, lo puoi sollevare dai suoi tristi pensieri. Anche un contributo, ti puoi, tanto perché io non è che mi voglia fare bella, però quando sono rimasta sola, la mia casa era vuota, lascio lì la casa vuota, perché quando ci sono tante persone che non sanno dove andare a dormire, dove posare un capo, ho dato la mia casa a loro. E come contraccambio, sai cosa ho avuto? Non dal cielo, ma dalle persone che mi hanno portato via tutto. Dio. Però tu continui. Eppure io tu ho continui. Ripetuto finché, ho sempre ripetuto, via, questa famiglia mi ha svuotato, prendo un'altra. Pazienza. Stessa cosa. Emma non si scoraggia mai e difatti ha avuto tra un pellegrinaggio e l'altro, un cammino e l'altro, ha avuto una peritonite, si è operata, pensavano che non sarebbe uscita dalla sala operatoria, ce l'ha fatta. Qualche mese fa purtroppo l'hanno investita, potevano succedere 3.000 cose in giro per il mondo, purtroppo è successo a casa, sì, ma si rimetterà in moto. Io in conclusione, perché siamo arrivati proprio alla fine di questo veloce percorso rispetto ai tuoi cammini, ti voglio chiedere se c'è qualcosa che ti spaventa, hai paura tu di qualcosa? Di cosa devi avere paura? Almeno una cosa. Ma no, io idealmente, sarò fantasia, sarò un po' matta anche qualche dì. La Madonna mi è vicino, io non la vedo, però sento nel mio cuore che lei è la mia mamma, che lei mi aiuta, che ogni difficoltà mi aiuta a superarle, per cui paura diciamo, ci fa il cuore piccolo piccolo a volte, però il sguardo, il pensiero, aiutami, sono in difficoltà, pensaci tu, e sto tranquilla. Adesso vivo da sola. Non ho nessuno e non è che sia propriamente molto in gamba. Dopo 6 mesi di ospedale che ho fatto sono piuttosto così traballante ancora, infatti mai visto che sono... Sì, però ti ho visto camminare spedita. Eppure confido che il Signore, se mi ha fatto risorgere, ci sarà un motivo. E questo motivo penso che sia che camminerò ancora come prima. Non farò più tanta strada. Perché anche l'età avanza, Io sono incantata, Emma, dove andrai? Il tuo prossimo viaggio? Beh, quale non sarà? Te lo dico, non te lo dico. Non ce lo dice. Non te lo dico. Io ci ho provato di nuovo perché ci avevo già provato fuori da qui. Emma non ce lo dice, ma sicuramente sarà un viaggio che la porterà lontano. Noi ti auguriamo a te, sì, di poter continuare a percorrere con questo spirito, con questa, sì, sì, gioia, con questo entusiasmo, tutti i chilometri che meriti di percorrere. E io penso, cioè, salutandoti Michele, io penso che si meriti un applauso. Basta.
Ci sta tutto questo lungo, caloroso. L'applauso sentito... per la Madonna, non per me. Ecco, va bene. Non sicuramente, per me. Io non sicuramente. Siamo strumenti. Io sono l'asinello della Madonna. Stupendo. Mi sono classificata così ed è un titolo che mi piace tantissimo. Infatti è un libro che ho scritto perché poi i miei viaggi, mi faccio il diario, poi c'è qualcuno che me li può anche stampare e ho messo bellissimo. Un copertino, un bell'asinello. L'asinello della Madonna. Sì. È stupendo, Michele, no?